Salve a tutti, benvenuti. Secondo episodio di questo card review, Operazione Apocalisse. Io sono Vicious. Abbiamo visto le prime carte. Ieri c'è stato Reveal Stream. Insomma, oggi andremo a vedere ovviamente le carte che sono mostrate ieri durante la live presentata da Brian Kibler. Beh, ci sono tante cose da dire. Partiamo comunque dalle ultime carte che non ho ancora visto. Sono uscite prima del reveal stream. Il Dendrologist. Il Dendrologist è una carta del druido. Stiamo guardando comunque druido. Abbiamo visto Frobenius Flop, Mulch Mulcher o Mulch Mulcher. Mulch Mulcher, ok. Il Dendrologist, 2 mana, 2-3 di classe per druido rara. Battlecry: se controlli un Trent, discovera una spell. Ok, se controlli un Trent, discover a spell. Cosa sono i Trent? Trent l'abbiamo visti nell'episodio precedente. Viene dato un nuovo deck, viene forzato in druido. Così piace dire alla gente. Blizzard forza dei deck in meta. Sembra che il Trent Druid sia effettivamente un deck che verrà provato a far giocare, a essere giocato, ok? Quali sono le carte che sinergizzano? Ne abbiamo diverse. Abbiamo il Landscaping in primo, 3 mana, evoca 2 Trent, 2-2. Abbiamo il Mulch Muncher, 10 mana, 8-8, Mech, costa 1 in meno per ogni friendly Trent che è morto durante questa partita. Scusate, sono un po'. C'ho la lingua felpata, fatemi bere un po' di engage. Abbiamo anche altre carte. Cioè, ci sono varie discussioni da fare sul Dendrologist. Allora, il Dendrologist. Un 2 mana, 2-3, Battlecry, Discover a Spell, sarebbe una carta rotta in qualsiasi classe. Va bene? Cioè, non c'è molto da dire. Il power level del Dendrologist, considerando il suo Battlecry senza condizione Discover a Spell, suo power level sarebbe simile o pari, molto vicino all'Arcanologist del Mage. 2 mana, 2-3. Prendi un segreto dal tuo deck, portatelo in mano. Va bene? Sono molto simili come power level, perché sono dei 2 mana, 2-3, ovviamente, no? E ti danno card draw, ma c'è una differenza sostanziale. Mentre l'Arcanologist il segreto lo prende dal deck, quindi funzionando anche da deck thinning e funzionando anche da tutore, quindi l'Arcanologist in tempo Mage, all'Unet Mage, era uno strumento che ottimizzava anche le pescate. Cioè, un conto avere un Arcanologist 2 mana 2-3, discovera un segreto della classe Mage e mettitelo in mano. Un conto avere l'Arcanologist 2 mana 2-3, prendi un segreto dal deck e mettitelo in mano. Prendere il segreto dal deck è importante per un deck come tempo all'Unet Mage, perché togli tutti i segreti e poi ti ritrovi con soltanto Fireball, Frostbolt e minion con cui far pressione. Ok? Questo aspetto, secondo me, è estremamente importante da considerare nell'Hearthstone moderno e soprattutto anche quando si fa card review. Perché io vedo molte persone che dicono: ah, vabbè, comunque card draw. No, non è card draw. Cioè, in Hearthstone bisognerà fare tantissima attenzione da adesso in poi alle carte che pescano una spell dal deck, un minion o una carta, dalle carte che ci creano una carta ex novo. Perché se il Dendrologist fosse 2 mana 2 3 Battlecry pesca una spell dal tuo deck, avrebbe una funzione diversa, sarebbe deck thinning, mentre invece è un 2 mana 2 3 discovera una spell di classe druido, ovviamente, e mettetela in mano. Gioca con 31 carte. Puoi avere 3 Wildgrove. Puoi avere 3 Swipe. Puoi avere soprattutto 3 Moonfire. Soprattutto 3 Moonfire. Quindi si apre da un lato una direzione in cui si gioca doppio Dendrologist in un deck combo come può essere il Maligos e si inserisce dentro la meccanica Trent in qualche modo con Soul of the Forest, con eventualmente altre carte, per avere accesso a triplo Moonfire, quadruplo Moonfire, 4 Swipe, 3 Spellstone, capite? Grossa differenza. E dall'altro, ovviamente, un deck puramente basato su meccanica Trent. Discovere una spell casuale, non del druido. Discovere una spell di classe del druido. Basta, per piacere, contraddirmi sulle cose semplici. Vi chiedo per piacere di lasciarmi fare la review normalmente. I discover sono sempre in relazione alla classe. Sempre. Quindi se discovery un minion è
Minion di classe più neutrali, in questo caso, discovera una spell. La spell non è casuale, è solo per druido. Perché altrimenti se ci fosse una minion che ti dice discover a minion, 2 mana, 2-3, battlecry, discover a minion, ti dovrebbe dare tutti i minion del pally, del warrior, del priest, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Ok. La differenza tra pescare la carta del deck o aggiungere una carta ex novo al deck, come fa il Dendrologist, ok? Può effettivamente avere delle componenti strategiche importanti. Come vi dicevo, in un combo druid, giochi un combo druid, vuoi avere il terzo Moonfire, vuoi avere il quarto Moonfire. Puoi trovarci una Ultimate Infestation se giochi il deck Trent. Io oggi ancora non ho capito come verrà costruito il Trent druid. Se è un hand deck che vuole giocare con la Apple, prendere i Trent in mano, giocarli eventualmente per attivazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo so. Non lo so. Da un lato il Dendrologist può essere inserito, aiuta anche token druid, sempre che druid token riesca a giocare con i Trent e attivare questa carta, perché possiamo discoverare Soul of the Forest, possiamo discoverare quella Power of the Wild Extra, possiamo discoverare quella Savage Roar che ci può dare una letale. La carta è estremamente versatile, le stat line sono assolutamente competitive, strizzano l'occhio a una, comunque un deck che non fa troppa pressione perché è un 3-2 e non un 2-3. Beh, la carta, insomma, ovviamente il Dendrologist ci fa presupporre che c'è una possibilità effettivamente che venga data a druido una carta a un mana di classe che abbia qualche sinergia con i Trent. E sarebbe importante. Cioè, ci vuole un setup per poter giocare il Dendrologist in curva. Perché presupponendo un deck Trent base per druido, immagino che sia ovviamente board centric, immagino ovviamente che giochi dei buff tipo Power of the Wild, Soul of the Forest, posso pensare che giochi anche la Violet Teacher, ma non posso fare a meno di immaginare che sia un deck che vuole giocare in curva. Cioè, perché le carte che ha oggi druido, secondo me, il Dendrologist va quasi meglio in un combo deck per andare a cercare quell'extra swipe o per andare a cercare l'extra Moonfire, Wild Grove, quello che è, Nourish, Peschino, Naturalize, giocato in qualche modo con un'attivazione singola, tipo carta, Trent, bam, Dendrologist, discovero la spell, piuttosto che in un deck puramente Trent. Prossima carta che andiamo a vedere è il Menacing Nimbus, 2 mana, 2-2 per Shaman elementale, Battlecry, aggiungi un elementale a caso alla tua mano. Ecco, in questo caso è diverso, ok? In questo caso è diverso, in questo caso l'elementale può essere di qualsiasi classe, perché non è un discover. Come succedeva per l'Earthened Might, +2/+2 a un elementale e aggiungi a +2/+2 e nel caso in cui fosse un elementale aggiungi un random element al tuo hand. Il Menacing Nimbus è una carta dall'alto potenziale perché non soltanto è un 2 mana 2-2 che entra dei V0 in early game in Elemental Shaman, ok? Non ha condizioni su Battlecry, quindi è un 2 mana 2-2 secco che ci dà un'extra carta. E io vi posso dire una cosa, le carte extra in un deck minion based sono più importanti se sono minion che pescare carta. Quindi per assurdo, in un deck elemental, Menacing Nimbus è più forte secondo me che un 2 mana 2-2 che pesca una carta del deck. E voi direte, ma com'è possibile? Com'è possibile, Vic? Come fa una carta minion elementale a caso, data da questo 2 mana 2-2, ad essere migliore di un minion uguale 2 mana 2-2 elementale che ci fa pescare una carta del deck? Il motivo è semplice. In tutti quei matchup che noi andremo a giocare contro liste control dal capacità di clear elevato, Warlock, Warrior, ok? Sono delle classi che hanno veramente la capacità di clearare board più e più volte. Un deck minion base basato su minion, come può essere Elemental Shaman, a un certo punto finisce la benzina. Grazie alle carte come Menacing Nimbus, grazie alle carte come Might, grazie a una carta come ovviamente Agatha, il Death Knight che ci può dare la spell down mana che ci discoverà un minion con Battlecry, ci può ridare addirittura un altro Might, noi abbiamo comunque la possibilità di giocare più di 30 carte. Mage ovviamente, anche control mage sicuramente, ha grande capacità di clear. Quindi questo ragazzi è un aspetto secondo me importantissimo dell'Hearthstone moderno che viene considerato molto poco anche dal punto di vista di deck building. Cioè la capacità
di un deck di esprimere valore. Quindi, per assurdo, se noi creassimo un deck con 30 carte che ha la capacità di reggere bene contro aggro nei primi turni, stabilizzare board e curarsi, e parte giocando 30 carte e arriva a giocarne 60, quel deck sarebbe quasi imbattibile, no? Se tu giochi 30 parti che dovresti giocare 30 carte, ma in realtà ne giochi 60. Giochi contro liste aggressive, il deck si riesce a proteggere perché gioca questo, quello, quell'altro. Adesso vi sto facendo un esempio per assurdo. Però giocare il doppio delle carte del nostro avversario, a un certo punto tu vinci per sfidimento. Cioè, il valore in Hearthstone nel deck rappresenta un po' la stamina, l'energia che ha il deck stesso. Cioè, se tu hai 30 carte, hai 30 HP. Se tu hai 60 carte, hai 60 HP. Sei un tank, puoi andare più avanti nella partita. Puoi reggere più clear. Puoi reggere di più il value game, capite? Quindi questa è la differenza tra pescare una carta dal deck e aggiungere una random minion, in questo caso un elementale, alla nostra mano. Sono due aspetti del gioco estremamente differenti, uno diverso dall'altro, che vengono considerati troppo pochi. E la gente guarda questa carta e dice: ah, è un 2 mana 2-2, un peschino, è forte, verrà giocato. Sì, ma non è un peschino, è una carta che aggiunge valore al nostro deck. Non pesca una carta dal nostro deck, è una carta che produce valore ad EV0 da giocare, ed è buono in early game, è buono in mid stage, è buono in late stage, è un'attivazione per gli elementali, è una carta estremamente forte e versatile. Estremamente forte e versatile. Perché i minion migliori per l'early game, che va dal turno 1 a turno 3, sono quelli che noi riusciamo a giocare in modo efficiente in qualsiasi turno della partita. Esempio: un Flame Imp giocato a turno 1, che è un mana 3-2, sarà molto più forte, ovviamente, a livello di pressione, che un Flame Imp giocato a 10 mana. Perché? Perché a turno 1 mettiamo giù un 3-2 e facciamo pressione, mentre invece a 10 mana, quando siamo avanti nella partita, giochiamo un mana e evochiamo un 3-2, sì, facciamo un po' di valore, ovviamente, sotto punto di vista di statistiche e di body, ma non abbiamo questo grande impatto. Il Menacing Nimbus lo giochiamo a 10 mana, ci dà un random elementale alla nostra mano. Lo giochiamo in early stage a 2 mana, controlla un filo board, nel senso ci dà iniziativa, protegge. Capite? Quindi Menacing Nimbus è una carta molto forte, scritto in chat come ai tempi lo Swashbuckler del Rogue. Pirato, mana 1-1, lo peschi a 10 mana, lo giochi, spendi un mana, magari ti dà un minion gigante a 9 mana, lo slammi giù. La stessa cosa vale Menacing Nimbus. Noi possiamo pescare in top deck. Cioè, Menacing Nimbus è una buona carta anche in top deck. E non richiede condizioni per l'attivazione del Battlecry. Non c'è scritto: Battlecry, aggiungi un random elementale alla tua mano se hai giocato l'elementale al turno prima. Quindi significa che noi a 10 mana peschiamo Menacing Nimbus, lo buttiamo giù su board. Possiamo pescare un elementale bello grosso che dà un fire elemental, possiamo trovare l'aira, possiamo trovare qualsiasi, ok, qualsiasi elementale di qualsiasi classe, più quelli neutrali. Quindi il potenziale del Menacing Nimbus è molto alto. La carta è sana, estremamente forte, e la tag elementale permette anche di proseguire la chain nel caso in cui ne avessimo bisogno. Molto forte, molto molto forte. Considerato anche il fatto che abbiamo a disposizione Murmuring Elemental di classe in Shaman, abbiamo addirittura la doppia carta, doppio random elemental. Menacing Nimbus entra di V0 su board, non rappresenta tempo loss, nonostante sia un value generator. La carta molto forte. La carta molto forte vedrà gioco sicuramente in standard, in quello che sarà l'elemental Shaman. Adesso io non so esattamente la lista come proporvela, il Menacing Nimbus, però sarà out include in un eventuale value elemental shaman che io avrò sicuramente il piacere di giocare post live durante il rilascio dell'espansione, il giorno di rilascio dell'espansione. Super Collider è un'arma per warrior, è un'arma 5 mana, epica, 1-3. Dopo che attacchi un minion, forza questo minion ad attaccare uno dei suoi vicini, uno dei suoi vicini a caso. Il Super Collider l'abbiamo visto giocato in un video in cui il warrior si prende 8 danni, attacca un Mountain Giant, e il Mountain Giant attacca un po' come fa il Betrayal, il minion adiacente a sé. One of its neighbors, uno dei suoi vicini, quindi attacca a random uno dei suoi vicini. Super Collider è una carta tecnica che aumenta lo skill cap del gioco, ovviamente,
non è una carta semplicissima da giocare, perché bisogna fare attenzione quando swinghiamo allo stato della board del nostro avversario, obblighiamo il nostro avversario a porre più attenzione sulla disposizione dei minion sulla board. La carta a 5 mana dovrebbe rappresentare un removal di 3 minion per 5 mana, forse. Super Collider è una carta molto difficile da valutare. Io in questo momento devo passare per forza al giudizio. Non riesco a dare un giudizio sul Super Collider. È uno strumento control. Per quello che riguarda il Super Collider, per quello che ho letto in giro, i pareri sulla carta sono polarizzati. Cioè, da un lato c'è chi dice sta carta è spazzatura, e dall'altro invece ci sono persone che dicono con questa carta il Warrior diventa invincibile perché abbiamo Brawl, abbiamo Warpath, abbiamo il Death Knight, possiamo clearare in mille modi, Reckless Flurry, e poi ci viene dato anche il Super Collider per andare poi a contestare quelle board aggro che danno fastidio. Io non sono convintissimo sul Super Collider. Il design della carta mi piace, è figo, però c'è un problema. Allora, se il Super Collider costasse 5 mana e il testo della carta fosse identico, se ci rendesse immune quando noi attacchiamo, allora Super Collider secondo me potrebbe vedere gioco. Cioè, il problema, raga, è che se noi con Super Collider noi vogliamo attaccare un minion che ha tanto attacco, giusto? Vogliamo attaccare un minion che ha tanto attacco con il Super Collider. Quindi significa che noi prendiamo tanto danno. Quindi se noi attacchiamo un Mountain Giant, noi prendiamo 8 danni. Quegli 8 danni che noi prendiamo hanno un valore in EV che si somma ai 5 mana per castare la carta. Quindi bisogna vedere effettivamente dove sta il punto di break-even e dove la carta fa un EV0, o comunque se va in EV positivo. Perché ha voglia attaccare. Ha voglia ad attaccare Mountain Giant e prendere 8 danni a turno per farli attaccare i minion adiacenti a sé. Perché nel senso io prendo, cioè giù un 8-8 e un 4-8, un Twilight Drake. Cioè, che faccio? Attacco Mountain Giant, prendo 8 danni e quell'8-8 attacca il 4-8 e poi diventa un 8-4. Cioè, e quindi quell'8-4 è rimasto su board. Quindi sarebbe da giocare Super Collider Execute. Questa è la combo. Tu attacchi con il Super Collider un minion. In questo caso attacchi il 4-8, il 4-8 prendi 4 danni, attacca l'8-8, vai in follow-up in execute e rimosso entrambi i minion. Mi sembra un po' tirata per i capelli. Bisogna vedere che supporto verrà dato. Il design della carta è assolutamente originale, molto figo, però tutte queste carte, il cui effetto è tipo Betrayal, attacca i minion adiacenti, Super Collider, Misdirection. Sono carte che hanno visto poco spazio in Hearthstone. Vedremo se in questo caso proseguirà la tradizione o se Super Collider effettivamente farà il suo ingresso in una lista Control Warrior. Ah, Whizbang the Wonderful. Whizbang the Wonderful è una carta leggendaria minion 4 mana 4-5 neutrale. Quando inizi la partita con uno dei Whizbang Wonderful Dex. Come funziona questa carta? Questa carta è molto bella. Noi basterà aggiungerla in una lista e avremo la possibilità di giocare. Sono 9 classi per 2 deck. Uno dei deck non base, uno dei deck precompilati della Blizzard, ma non i base. Quindi ogni classe, quando noi vogliamo creare un deck, ci dà la possibilità di scegliere Hunter classico e poi i due deck in relazione all'espansione. Quello con lo spell only Hunter, non lo so quali sono le tipologie degli Hunter che ti vengono proposti, Detrattol Hunter immagino. Quindi cosa succede? Che Whizbang the Wonderful è la carta perfetta per tutte le persone che si stanno avvicinando a Hearthstone. Se non avete una collezione molto ampia, vi sarà possibile, grazie a questa leggendaria, giocare tantissime carte che non avete ancora e provare tutti i deck precompilati della Blizzard. Secondo me questa è una svolta epocale. Questa è la migliore carta, secondo me, disegnata da Blizzard dall'inizio di Hearthstone. È la carta più intelligente che abbia mai visto in un gioco di carte. Stupenda, con un occhio rivolto ovviamente ai neofiti.
Witchbang the Wonderful, tanto del futuro secondo me di Hearthstone è sulle spalle di questa carta per quello che riguarda il prossimo anno, anno e mezzo. Qual è il problema? Una carta 18 deck, qual è il problema? Dipende quanto buoni saranno i deck recipe della Blizzard. Allora, se i 18 deck che noi avremo a disposizione e non li possiamo scegliere, non è che noi mettiamo dentro Witchbang the Wonderful e diciamo, adesso io gioco, non lo so, Evenlock all'infinito, perché voglio giocare Evenlock? Poi con Witchbang gioco l'altro deck. No, tu metti Witchbang the Wonderful e lui va in rotazione e ti dà un deck a caso ogni partita, creando anche delle questioni per quello che riguarda i mulligan e i matchup, perché se Witchbang the Wonderful è il nostro eroe e lui diventerà il nostro eroe quando l'avversario ci incontra, in teoria lui dovrebbe essere al buio, può vedere l'hero power e a un certo punto vedendo l'hero power capirà che deck noi potremo giocare. Non c'è molto altro da dire su Witchbang the Wonderful, una carta che io non giocherò perché ho le carte, quindi è una carta veramente stampata e pensata per chi si sta avvicinando a Hearthstone oggi. Per me è una carta stupenda, io ringrazio Blizzard di cuore, dimostra buon senso, dimostra veramente la volontà di voler dar supporto non soltanto al gioco, ma appunto alle persone che decidono di avvicinarsi a Hearthstone. Carta stupenda. Ok, siamo arrivati effettivamente sulle nuove carte uscite. La prima carta che andiamo a vedere è questo, Segreto del Paladino. Me ne avete parlato tanto ieri mentre facevo la review. Ricky è uscito il segreto nuovo, Ricky è uscito il segreto nuovo, Ricky il segreto nuovo è molto forte. Vai a vedere il nuovo segreto del Paladino. Un mana comune segreto, quando uno dei tuoi minion è attaccato, dagli Divine Shield. Questa carta è forte. Una buona carta. È una buona carta, un buon segreto per Paladino. In un momento in cui i segreti per Paladino non ce ne sono particolarmente, c'è il Bellringer Sentry, 4 mana 3-4. Battlecry, metti un segreto in gioco, detratto il proc a un altro segreto. Questa carta, ovviamente, entrambe si alimentano. Cioè, il Bellringer Sentry trova valore nell'Autodefensive Matrix e viceversa, l'Autodefensive Matrix trova valore nella presenza del Bellringer Sentry. Quindi, nuovo segreto per Paladino, Sentry data nell'espansione precedente, Blizzard ci vuole comunque permettere e far giocare eventualmente un Light Secret Paladin, anche se però, l'Autodefensive Matrix permette anche aperture eventualmente a un Bubble Paladin, e chi lo sa che Bolvar possa venire giocato magari proprio grazie alla presenza di Defensive Matrix. Costa un mana la carta. La carta costa un mana e dà Divine Shield al nostro minion. La carta è forte. Perché la carta è forte? È un meccanismo per guadagnare tempo su board, né più né meno. Cioè, nel senso, al costo di un mana, noi obblighiamo il nostro avversario ad attaccare un nostro minion con, che ne so, un 2-1. Tipo, se stiamo giocando contro Warlock, abbiamo sotto il segreto, abbiamo un grosso taunt su board. L'avversario sarà obbligato ad attaccare, che ne so, con il Kobold Librarian, il nostro taunt, per proccare il Divine Shield e poi attaccare con gli altri minion. Quindi è un meccanismo che rallenta il nostro avversario. Non solo, non solo. Tenete presente anche questo, raga. Cioè, se noi cominciamo a setappare Autodefensive Matrix a turno 1 e poi usciamo a turno 3 con un Tar Creeper, non è una bella situazione. Cioè, dà tanta capacità di stallo a Paladin sta carta. Forte. Forte. Poi bisogna considerare vari aspetti, no? Come faccio le card review. Cioè, i deck in cui può essere giocata, la forza della carta se giocata in early, mid o late stage. Perché ovviamente se noi siamo a 10 mana e top deckiamo Autodefensive Matrix in una situazione di board complicata o nel momento in cui non abbiamo minion, è un top deck terribile. Va bene? Un top deck terribile. Però se noi siamo in early game e stiamo giocando contro una lista aggressiva tipo Zulok, questa carta non è solo forte, è estremamente forte. Soprattutto se applicata a un taunt. Soprattutto se è applicata a un taunt, perché ovviamente non è difficile giocarsi intorno. Stiamo giocando contro Zulok, Zulok continuerà ad andare facce e non contesterà il nostro minion fino a quando non avrà un trade favorevole.
Per quello c'è il Prince Liam, ovviamente, il 5 mana 5-5 che trasforma tutte le nostre carte da un mana in leggendarie random. E ovviamente il Prince Liam è una di quelle carte che viene inserita nel Secret Paladin moderno dello standard che si vede poco, nonostante abbia una win rate decente. Ok? L'Auto Defensive Matrix è forte, raga, forte. Cioè, nel senso, non è una carta che per forza fa struttura, però era anche l'ora che venisse dato sto segreto qua. Era anche ora che venisse dato sto segreto qua al paladino. Cioè, era anche ora che venisse dato supporto a un eventuale Bubble Paladin. Cosa possiamo utilizzare? Quando il minion viene attaccato, prende Divine Shield. Chi prende valore dai Divine Shield? L'unica carta che prende valore dai Divine Shield è Bolvar, la leggendaria del paladino che prende più 2 d'attacco per ogni Divine Shield poppato. Poi minion con Divine Shield abbiamo Glass Knight, 4 mana 4-3 Divine Shield, riproc al Divine Shield ogni volta che noi prendiamo una cura. Far sinergizzare questa meccanica di cura con Divine Shield è complicato. Manca qualcosa. Ci manca un connettore. Cioè, da un lato abbiamo il Glass Knight, che è. Sto pensando al deck adesso, che è comunque un minion che ha effettivamente la capacità di ripoppare il Divine Shield più volte all'interno della partita. Quindi darci un valore, va bene? Però è l'unica carta che sfrutta questa meccanica. La cura su se stessi, il self-heal, procca la Black Guard, ma la Black Guard non procca Divine Shield. Setappare la Black Guard con questa carta. Quindi posso prendere, setappo questa carta, poi gioco Black Guard che è un 6 mana 3-9, se non sbaglio. 6 mana 3-9. Poi dopo provare a contestarlo, procca il Divine Shield, lei resta su board, poi mi curo e faccio danni. Ah, la prossima carta che andiamo a vedere è fuori di testa. Kangor Endless Army, spell leggendaria per il paladino, 7 mana, resuscita 3 mech alleati, resuscita, non è resummon, è resurrect, importante, resuscita 3 mech alleati, questi mantengono qualsiasi upgrade ottenuto con Magnetic. La carta è rotta ed è fuori di testa, ok? Su questo non voglio discutere, non ci voglio sentire gente che dice no, ma lui ha detto che invece non è forte di qua di là. No, la carta è rotta. La carta è fortissima, infatti la puoi giocare una sola all'interno della partita. Per molti questa carta non è un finisher, io sono abbastanza d'accordo. Ovviamente verrà giocato un mech Paladin, perché le classi indicate a giocare con i mech sono Hunter, Warrior e Paladin. Io il mech Paladin lo chiamerò Magnetic Paladin. Perché? Perché verrà così chiamato così, se tanto mi dà tanto. Perché il Mech Warrior sarà un deck che si appoggerà su Magnetic, ma non così tanto. Il Paladin si appoggerà tantissimo su Magnetic, non solo. Bisogna considerare vari aspetti. Bisogna vedere l'interazione, se esiste, se qualcuno ne ha parlato, io non ho studiato a riguardo, tra quest del Paladino e meccanica Magnetic. Il Magnedin. Perché sta carta è così forte? Perché sta carta è così forte? Perché abbiamo questo. Per prima cosa, abbiamo l'Annoio Module. 4 mana, 2-4, Mech, Magnetic, Divine Shield. Sta carta, noi possiamo. Io vi faccio un esempio. Noi possiamo tranquillamente fare così. Paladino, turno 2. Upgradable Framebot. Va bene? 2 mana, 1-5. Non viene contestato. Turno 3. Abbiamo paura che ce lo rimuovano. Benissimo. Coin, Annoio Module. Quel minion diventa un 3-9 Taunt Divine Shield. Quel minion 3-9 Taunt Divine Shield rientrerà nel pool dei minion ressati da questa nuova spell leggendaria, dalla Kangor Army. Allora, se questa carta costa 7 mana, ok? E ci evoca un minion. Ci evocasse un minion 3-9 Taunt Divine Shield. Sinceramente, un minion 3-9 Taunt Divine Shield non dico che sia abbastanza, però è già tanta roba. Presupponendo il fatto che noi la Kangor Endless Army l'andremo a giocare abbastanza avanti nella partita, non subito, quindi immaginiamoci la situazione in cui
Cioè, ci evoca 3 mana, ci evoca un 3-9 Taunt Divine Shield, poi ci evoca un altro 3-9 Taunt Divine Shield, e poi ci evoca, non lo so, un altro Mekking. Cioè, è forte la carta, molto forte. Molto, molto forte. Molto forte. Io vedo due linee in cui può essere giocato questo deck Mech Paladin. Allora, una linea aggressiva che si appoggia su card draw a Divine Favor, come è già successo in passato. Perché cioè, Paladino ha un grosso problema. Paladino ha un grosso problema che il suo card draw migliore è esclusivamente rilegato a un deck aggressivo. Liste control Paladin si devono sempre appoggiare su Acolyte of Pain, Wild Pyromancer, come pesco la carta, gioco Leon Hands, che faccio, bla bla bla, ok? È questo il problema. Quindi da un lato c'è un deck aggro mech, odd, volendo, odd, perché la spell costa 7 mana, in cui vengono giocati dei mech dispari, si spamma l'hero power e poi a un certo punto, bram, Kangor Endless Army, ti evoco 3 mech pure che non sono buffati, non mi interessa, a 7 mana posso evocarti un 5-5, un 1-5, chi lo sa cos'altro, un 2-4 taunt. No, non posso giocarlo perché sarebbe even. Quindi da considerare, cioè, una build aggressiva nel caso con questa carta è un ibrido dell'Odd Paladin che decide di sostituire delle carte e giocare a 3 mana un mech che ancora non ho visto neutrale e giocare eventualmente dei mech, avere a disposizione l'Hero Power doppio token, level up per il... ok, e eventualmente la Kangor's Endless Army, va bene? Metti caso che esca un minion mech 3 mana 3-2 Battlecry evoca una recluta 1-1. Ci può stare. L'Amalgam è un mech a 3 mana. Ci può stare. Al posto di giocare Tar Creeper, se lo giochi, Tar Creeper, al posto di giocare War Leader, puoi giocare l'Amalgam. Non solo, puoi giocare anche il 5 mana, il War Gear. Il War Gear è abbastanza aggressivo. È una carta aggressiva il War Gear, eh? Questo. Eh sì, perché se noi abbiamo giù 3 mana 3-4, possiamo fare turno 4, coin, War Gear. Il nostro 3-4 diventa un 8-9. Andiamo faccia, facciamo 8 danni faccia, lo mettiamo in difficoltà. Quindi vedo due direzioni. Da un lato quindi la Kangor Army utilizzata in un deck aggressivo che può essere odd, un ibrido, va bene? E dall'altro ovviamente un deck molto semplice come l'abbiamo giocato tante volte, non pari né dispari, ovviamente pari non può essere il Kangor costa 7 mana, un deck paladino midrange mech pulito pulito che gioca tutto di magnetic, buffa i suoi minion, buffa i suoi minion, buffa i suoi minion, poi gioca Kangor Endless Army, evochi questi Grand Bay mech, l'avversario il turno dopo Twisting Nether e vince la partita, ma va bene lo stesso. Ovviamente Kangor's Army pretende che nel deck si venga giocata questa carta, la vediamo subito, l'abbiamo vista nella card review precedente, una piccola giusto citarla, Ziliax, Magnetic, Divine Shield, Taunt, Lifesteal, Rush. Ziliax fortissimo, cioè fortissimo. Nel giusto deck, con il giusto supporto, Ziliax brilla. Ok? Quindi attenzione! Attenzione a dormire sopra il Kangor Endless Army, perché la carta potrebbe veramente avere qualcosa da dire. Magnetic Paladin verrà giocato e sarà uno dei deck mech post dell'espansione. Non ho ancora visto tutte le carte, quindi non posso esprimere un giudizio universale, definitivo, su quello che mi aspetto siano le performance di questo nuovo deck. Però, insomma, questa spell lascia ben sperare. 7 mana è poco, eh? 7 mana è molto poco. 7 mana è molto poco. Pensavo oggi addirittura che in caso assurdo noi possiamo fare una giocata del tipo Wild Pyromancer, Coin, Equality, Kangor's Endless Army. Quindi avere board clear completo, ovviamente ci costa 11 mana. Però resummonare tutta board. Not looking too bad. Passiamo un'altra classe che ha ricevuto delle carte, boh, che io reputo molto interessanti. Io non ho visto molte review, però, mannaggia, il Priest è pericoloso, sai?
Una carta che andiamo a vedere è il Dead Ringer, 2 mana 2-1 di classe comune per Priest, Detrattle, pesca un Detrattle minion dal tuo deck, un power creep del Loot Order, e questo mi sento di dirlo e gridarlo ad alta voce, perché questo è un power creep del Loot Order. La carta è auto-include in quest Detrattle Priest, ovviamente. Sono due teorie. Secondo una teoria, il Detrattle Priest giocherà due Loot Order, due Death Ringer e nessun'altra forma di card draw. Secondo altre teorie, invece, il Loot Order verrà tagliato e verrà giocato soltanto il Dead Ringer. Questa carta in quest è fortissima. Cos'altro si può aggiungere? Tutore per Detrattle. Non c'è molto altro da dire. La carta looking so good, nel senso, la carta ha un bellissimo aspetto. 2 mana 2-1, tribale, Mech, Loot Order non ha tribale. Il Detrattle pesca è un tutore, Loot Order non è specifico. Quindi diciamo che Loot Order è quella forma di peschino universale che puoi giocare in qualsiasi deck in caso di necessità. Grazie, addio Blizzard, grazie, meno male. Decide poi di darci una carta simmetrica che funziona sempre con la pescata, ma la pescata è un tutore e quindi aumenta la qualità. Ne aumenta la qualità in un determinato deck. Il determinato deck in cui ne aumenta la qualità è il quest, Detrattle Priest. Ci sono delle considerazioni da fare. Secondo alcuni giocatori, il Death Ringer potrà essere giocato con 4 sole carte con Detrattle nel deck in un eventuale combo strano in caso di necessità, quindi noi potremmo giocare Death Ringer, Minion con Detrattle, Minion con Detrattle, fine. E quindi praticamente il Death Ringer funziona da tutore pulito sulla singola carta. Forte, proprio forte sotto tutti gli aspetti il Death Ringer. Vedrà gioco? Sì, vedrà gioco dall'inizio in quest Detrattle Priest, e poi eventualmente il suo utilizzo si estenderà anche ad altre liste, caso di necessità, ok? È la carta dopo quella che ci interessa. La Reckless Experimenter, 5 mana, 4-5, epica, Detrattle, i minion che giochi con Detrattle costano 3 mana in meno, ma muoiono alla fine del turno. Sta carta, io l'ho sentito un po' lento parlarne, non era convintissimo. Però questa carta vuole spawnare o vuole comunque dar supporto a una nuova tipologia di priest che sarà il Cube Priest, forse sarà il Cube Priest, sarà giocato con la quest, forse senza, però ci sono delle carte che ti ispirano a creare nuovi deck, no? Le carte che ti ispirano a creare nuovi deck sono tipo queste. L'Unexpected Result. Cioè, l'Unexpected Result è una carta che quando la vedi pensi di buildarci un deck intorno. La Reckless Experimenter è una carta che quando tu vedi pensi di buildarci un deck intorno. Come vuole essere giocata la Reckless Experimenter? Beh, la Reckless Experimenter vuole ovviamente essere giocata con che carte? Vuole essere giocata con le uova. Vuole essere giocata con la Voodoo Doll, ovviamente. 0 mana, rimuovi un minion. 0 mana, 5-5. Quindi noi possiamo prendere e fare 5 mana. 4-6 più 0 mana uovo 0-3 che procca alla fine del turno ed evoca un 5-5. Non solo, noi possiamo fare 5 mana 4-6, il cubo costa 5 mana, in questo caso ne costerebbe 2, quindi possiamo prendere e fare a 7 mana Reckless Experimenteer in cubo. Oppo procca al cubo, ci ritroviamo con doppia Reckless Experimenteer su board e i nostri minion con Detrattle dal costare 3 in meno costano 6 in meno. Perché? Perché il numero tra parentesi in Hearthstone scritto così è cumulativo. Significa che se noi abbiamo due Reckless Experimenteer su board, i nostri minion con Detrattle costeranno 6 mana in meno. La carta, come statistiche di body, è ad EV 0, però 4-6 a 5 mana rappresenta quel tipo di minion che a noi piace e noi vogliamo giocare. Quindi, in conclusione, la percezione da quello che ho letto i commenti è la nascita di un nuovo deck, volendo può essere anche odd, state attenti perché volendo può essere anche odd. No, perché Cubo muore alla fine del tuo turno. Cubo muore alla fine del tuo turno, perfetto. Quindi ti proca direttamente 2 minion 4-6, ancora meglio. Benissimo, è vero. Alla fine del turno il Cubo proca e ci lascia giù 2-4-6. Sta carta è come se avesse taunt. Le carte che, come è scritto adesso Mick, dice questo minion è come se avesse taunt. No, come Taurissian, che dice Taurissian è come se avesse taunt. Oppure dici Bran Bronzebeard è come se avesse taunt. Sono quelle carte che se restano su board rischiano di snowballare il game.
Cinque Indieti è un 4 mana, 4-5. Questo è un 5 mana, 4-6. In teoria è più forte Cinque Indieti, giusto? Ovviamente. Però Cinque Indieti lo puoi lasciare su board anche uno o due turni. Non è la fine del mondo. Anche Houndmaster Shaw è come se avesse taunt. Anche Fandral è come se avesse taunt. Anche Lyra the Sunshard, la leggendaria elementale del Priest, è come se avesse taunt. Sono quelle carte che, se vengono lasciate su board, hanno la capacità veramente di farci swingare la partita, di metterci in grande posizione di vantaggio. La Rek'Sai Experimenteer rientra in questa categoria di carte. È forte, può essere giocata in mille modi. E stavo dicendo che ricorda l'Auctioneer anche, sì. Ho letto dai vari commenti, nel senso, si preannuncia un nuovo deck che sarà, come c'è il Cube Hunter, come c'è il Cube Lock, Cube Priest. Cube Priest. Come verrà giocato il Cube Priest? Con le statue? Con i cubi? Con i cubi ovviamente, con le statue, chi lo sa, con la Rek'Sai Experimenteer sicuramente. Cioè, come è stato dato a diverse classi la possibilità di sfruttare i cubi sotto forma di Playdead in Hunter, sotto forma di School of Emanari in Warlock assieme a Sacrificial Pact, perché se non esistesse lo School non esisterebbe cubo, perché The Doomguard tu le giochi tramite il cubo e la forza del cubo. Del Cube Lock è quando tu hai quando tu hai sul teschio School of Emanari, procchi la Doomguard e fai faccia o trade cubo a 5 mana, Dark Pact e gli fai male. Coffin Crusher si può considerare, però non devi, cioè, quello che a me preoccupa del deck Cube Priest è quanto valore riesce ad esprimere. Cioè, ci vogliono minion con Detrattle che ci diano minion con Detrattle, o minion con Detrattle che ci diano un minion. Quindi abbiamo i Bone Drake, 6 mana, 6-5. Abbiamo una carta fantastica che andremo a vedere a breve, la Pignata, 4 mana, 4-3 che ci dà una leggendaria a caso. Scusate, ci dà una leggendaria a caso. Abbiamo parlato tanto di questa Rek'Sai Experimenteer. Quindi Cubo Priest, Umbra, Cubo, Rek'Sai Experimenteer, Voodoo Doll, Devil's Oreg, eventualmente statua, eventualmente carte sustain. Sarà una realtà. Quasi sicuramente la gente proverà a giocarlo. Proverò a giocarlo anche io. Il power level sarà determinato, insomma, dal meta che andrò ad affrontare, anche dalle ultime carte che verranno mostrate. Però Rek'Sai Experimenteer è una carta a cui fate attenzione anche a questa carta, fate attenzione. Fateful Lumi, stavo dicendo, la differenza tra Rek'Sai Experimenteer e il Fatefulness Lumi. Voi direte, ah, ma questo è un mana 1-1. Sì, ma ci sono anche mana Virma. Anche il mana Virma è come se avesse sito sopra taunt. È un mana 1-3, se giochi una spell prende più uno d'attacco. Quindi ci sono anche delle carte che snowballano a mana, non soltanto a 5 mana, ok? Non è questo il caso del Fateful Lumi. Un mana Mech 1-1. Battlecry, dai a un mech alleato più uno più uno. Questo sembra abbastanza un pack filler, non c'è molto da dire. La carta esprime tanto, tanto valore. Non lo so, un mech Zulok, mech Zulok, non lo so. Fateful Lumi, io non vedo l'esigenza di giocare questa carta in un deck constructed. Perché? Sta carta, per carità, in early game può essere anche forte, ma top deckata in late o mid stage, sta carta è terribilmente brutta. Nonostante produca un sacco di valore, raga, perché stiamo parlando di un mana 1-1 mech che dà più 1 più 1. Quindi, cioè, sta carta ha raw value, fa un più 50%, una roba, anzi, fa più 100%, una roba fuori di testa. Cioè, anche sta carta nello schifo è fortissima. Perché voi dovete immaginare, la Shattered è un 3 mana 3-2, dai più 1 a minion. Poi abbiamo l'altra carta che dà più 1 a minion, che ha sempre body sotto EV. Questa è una carta che ha body ad EV0 che dà più 1 a minion. Forte, molto forte. Con l'1-5 poi si può considerare, lo trasformi in un 2-6. Dovresti fare turno 2 Framebot a 2 mana 1-5, Coin, Fateful Lumi. Però tu dai più 1 a Mech per poi avere un token 1-1 che verrà distrutto di Hero Power in modo facile. È un 1-1 che se non c'è un Mech non fa niente, meglio Firefly sempre, siamo d'accordo. Per adesso questo è il giudizio sulla carta. Possiamo andare a vedere altro. Possiamo andare a vedere altro, andiamo a vedere Omega Agent, 5 mana 4-5, epica per Warlock. Battlecry, se hai 10 mana Crystal, evoca, se dici che sei del mano, evoca due copie di questo minion. Questa carta non vedrà mai gioco, penso.
Non penso questa carta vedrà mai gioco. La carta non esiste un archetipo che può giocare Omega Agent. A 10 mana vuoi giocare Death Knight. A 9 mana vuoi giocare Void Lord. Non c'è mai un momento in cui tu vuoi giocare Omega Agent. Sta carta vedrebbe gioco se fosse un 5 mana 4-5 Taunt. È un 5 mana 4-5 Naked. Di conseguenza, questa carta non ha utilità. Sono semplicemente statistiche raw. È una carta che tempo swinga a tempo 10, a turno 10, quando a turno 10 tempo swingare non ti serve a niente. Perché tempo swingare, fare più 9.5 a turno 10 non ti serve molto. Non ti serve molto. Se Warlock avesse Murmuring Elemental come carta di classe, si potrebbe buildare un deck che gioca Omega Giant, Omega Agent, prendi, fai 10 mana, Murmuring Elemental. Omega Agent, te ne evoco due copie più due copie, ho board piena, poi gioco qualcosa che dà attacco a tutta la board, bene così. Il lock, l'Omega Agent, non so esattamente come utilizzarlo, qualcuno pensa in Zulok. Lo gioco in Zulok e a turno 5 al posto del Despicable Dreadlord. No, Despicable Dreadlord per un discorso di tempo su board è più importante, lo Zulok è un deck che tende a contestare tantissimo lo stato della board nei primi turni fino a quando poi a un certo punto non gioca Doomguard o Soulfire e fa danno faccia, siamo d'accordo, bene. In questo compito è importante quello che fa il Despicable Dreadlord, perché? Perché fa un danno alla board avversaria ogni singolo turno e ci permette di mantenere controllo e iniziativa. L'Omega Agent è un 5 mana 4-5, viene fuori soltanto forte con l'abilità Omega in late stage. Quindi l'Omega Agent in questo momento non riesco a collocarla in nessun deck. Viking dice che spacca perché in arena questa carta è rotta. Quindi Viking ha l'occhio d'arena e viene influenzato e pensa che Omega Agent sia una carta rotta. In arena è rotta, ma in Constructed io non ne vedo la grande utilità. Prossima carta è qua. Lab Recruiter. 2 mana 3-2 Battlecry. Copia 3 copie di un friendly minion nel tuo deck. Raga, questa carta per me è polarizzata tra straforte, vede un sacco di gioco, a straforte, non viene mai giocata. Perché non è facile collocare il gang up. Ad ogni modo, un 2 mana 3-2 Battlecry. Copia 3 copie di un friendly minion nel tuo deck. Questo è Gang Up with a Body. Significa che c'era una carta a 2 mana che si chiamava Gang Up. Copiava un minion friendly su board e ne metteva 3 copie nel deck. Questo costa 2 mana ed è un 3-2. Quindi, cioè, hanno fatto un power creep del Gang Up allucinante. La carta, da un punto di vista formale, di analisi, è assolutamente fuori di testa. È una carta fortissima. Power level, una delle carte più forti dell'espansione. Più forte l'espansione. Questa carta in wild farà piangere un sacco di persone, porterà litigi fra migliori amici, famiglie che si distruggeranno e siamo d'accordo. Però noi principalmente Gang Up poteva prendere anche minion avversari. Quali sono i bersagli in standard? Ovviamente in wild Cold Light Oracle è il primo bersaglio che viene in mente, Patches va bene, però stiamo guardando in standard i suoi bersagli possono essere Faldorei Strider per extra valore, Miracle Rogue, Vilefin Slayer se vogliamo avere più removal, Firefly se abbiamo bisogno di token, Tess in una lista control, ovviamente, noi possiamo prendere e giocare Tess, 8 mana, Lab Recruiter, mettiamo 3 Tess nel deck e lì mettiamo in grande difficoltà. Quello è un utilizzo reale, Lab Recruiter Tess, aumenta infinito il valore del deck. Anche se però a me uno degli utilizzi che preferisco sarebbe sopra Sherazin, cioè io vorrei giocare Sherazin su board, la riprocco, Lab Recruiter, metto 3 Sherazin nel deck e poi gioco un Rogue che niente, c'ha giù le sue 3-4 Sherazin e ogni volta che gioco 4 carte, bam, 4 minion 5-3 e lì sono pressione e devi fare clear ogni turno. Detto questo, va bene. Viene data un minion per early game a Rogue che crea valore. Questa carta perché è molto forte? È il discorso che facevamo prima. Cioè, questa carta, Lab Recruiter su Lab Recruiter, post Death Knight, ha il deck infinito, ovviamente. Anche questa è una considerazione da fare importante. Ci sono anche considerazioni relative al Quest Rogue, perché Quest Rogue vuole giocare lo stesso minion più volte. E quindi Lab Recruiter strizza anche l'occhio a questa meccanica, quella del Quest Rogue, anche se la Quest è stata nerfata con i minion ad essere dei 5-5 e dei 4-4. Va bene. Stiamo parlando della carta, perché la carta è forte, molto forte. È il discorso che facevo prima, cioè,
com'è percepita la carta in early, in mid e in late stage? Questa carta è forte giocata in early stage, la possiamo giocare anche come 2 mana 3-2 se giochiamo contro un deck aggro, va benissimo. Questa carta brilla in mid stage, se la giochiamo a 6 mana con una Faldore Strider. Questa carta scoppia, fa scoppiare il valore quando entriamo in late stage, è giocata a 10 mana. Voi immaginatela, voi immaginate questo, Death Knight del Rogue, gioco la Faldorei a 8 mana, poi prendo Lab Recruiter e Lab Recruiter, doppia copia, mi rimetto 6 Faldorei Strider nel deck, sono in Death Knight, ogni volta che pesco Faldorei la gioco 2 volte. Ok? Sequenze di questo tipo. Ti basta essere in Death Knight form. Ok? Sei in Death Knight form. Faldorei. La giochi. Hai uno di questi in mano. Lo giochi. Dà la copia. Lo rigiochi. Metti 3 token nel deck. E 4. Metti dentro 6 Faldorei Strider nel deck. Sei in Death Knight form. Ogni volta che peschi una Faldorei la giochi 2 volte. La giochi, copia, la giochi. Ovviamente lo scenario di infinito valore post Death Knight, possiamo giocare, peschiamo il Lab Recruiter, lo giochiamo, lo rigiochiamo su se stesso e riempiamo il deck di Lab Recruiter per avere valore infinito. È una carta molto versatile, io sono contento, Blizzard dimostra buon senso stampando e dandoci il Lab Recruiter. Perché? Perché il Lab Recruiter... Nel senso, perché Rogue è una di quelle carte che aveva problemi di valore. Cioè, aveva proprio problemi di valore. Cioè, il... Raga, l'Hunter, dopo un po', finisce sempre le risorse. È il Miracle. Finisco le risorse, gioco contro Warrior, non bastano 2 Cold Blood, sono 1 off, perdo la partita. E gioco Liven War, e gioco Odd Warlock, in cui il Lab Recruiter non può essere giocato, però se stai giocando Odd Rogue, lo sapete anche voi, dopo che hai giocato i 2 Fungalmancer, dopo che hai giocato il tuo Ench Clan Tag e Sarnai Chain Gang, insomma, c'è poca trippa per gatti, no? Serviva il Lab Recruiter effettivamente per dare uno strumento universale che potesse aumentare il valore del deck controllo midrange hunter che sia, ok, per aumentarne il valore in qualsiasi situazione, sopra qualsiasi tipo di bersaglio. Cosa manca adesso a Rogue per diventare una classe effettivamente che è possibile giocare control? A Rogue manca una cura sostenibile. Perché? Perché Leeching Poison o Leech Poison non è abbastanza. Ci vuole una cura sostenibile in Rogue.